Allora, in questa celluletta ci sono le cellule, lì è stato cremato. Ma c'è scritto, è morto 18 maggio, del 2018. Pur sapendo che stava male, mi hanno telefonato dal partito radicale. O avevo la radio accesa, non mi ricordo. Allora là ci sono le ceneri e insieme alle ceneri c'è una cosa che pochi sanno, c'è la storia della colonia di Pane di Alessandro Manzoni, lui ha voluto i suoi desideri, c'era la storia di quella Manzoni, gli appestati, i pentiti. Ma questa chi gliel'ha fatta questa? Con Claudio Poletti, il 7 dicembre dell'85 a Catania. E il suo porto a Catania annuncia che era stato prima condannato a 10 anni di prima, al Tribunale di Napoli. Annuncia, io lo dimetto da parlamentare, domani vado a Milano, ti lo dico da parlamentare. In effetti il 10 dicembre si dimise da parlamentare. Si presentò al Duomo, cioè. E qua al Duomo di Milano e lo riarrestano. E lo portarono nuovamente in via dei Piantiotta agli arresti domiciliari, dove siamo andati con Claudio a trovarlo. Piantiotta agli arresti domiciliari, dove siamo andati con Claudio a trovarlo. Poi fu esplosa una bomba dentro, sono stato accusato da questi esseri infami. Prima c'era un pentito, poi erano diventati 15 pentiti. Sì, non so se sentite, però il processo, la versione del pentito. E io ho letto tutti i libri, ho letto il processo processuale, comunque non è una parola, anche se fu assolto, poi lui venne, la mia carriera, diciamo carriera, la mia avventura politica la devo a lui, lui si affezionò molto a me perché era uno dei pochi in Italia che lo cercavano quando lui era in disgrazia. Quando poi fu assolto bisogna essere il personaggio VIP che era vicino, ormai si era ammalato irrimediabilmente. Questa è una cosa che poi magari forse qualcuno accenderà stasera. Le forze, l'energia dell'uomo, come si scatena, cioè in positivo che viene, cioè lui non si è per reagire a questa ingiustizia bestiale che di cui fu vittima e morì di cane. Io e Cechi sostiene che, perché la stessa sorte ebbe il giudice Vitale, il giudice Petrarca, parlo di personalità in una parlare di poco si allentano le difese immunitarie e succedono queste disgrazie. Ora, che non sia un'illusione, secondo me questa frase sicuramente è dettata pure da lui, lui in punto di morte poi scrisse che voleva la cremazione, scrisse che voleva il libro, la storia della colonia infame qua dentro, certamente avrà dettato lui queste parole lapidarie, che non sia un'illusione, c'è a dire che il suo martirio sia servito a qualcosa. In effetti dopo si votò per la, un po' prima, ma lui era già morente, si votò per la riforma della responsabilità dei magistrati, portata avanti all'inizio solo dal Partito Radicale, poi dai socialisti, poi alla fine da tutte le forze politiche, il 90% degli italiani votarono quella legge, fecero la legge che non è mai servita a niente, perché il magistrato è irresponsabile per legge. E questo lui sperava che il suo martirio fosse servito a qualcosa, si è illuso di questo, speriamo che non sia illuso. Non, ecco la spiegazione di questa frase, speriamo che non sia illuso. E questo. Bene, io l'ho conosciuto personalmente, anche lei l'ha conosciuto personalmente, telefonava a casa mia, Tortora che sveniva dall'emozione. Perché per noi Tortora sì. Sì. Perché per noi Tortora, come per tutti voi, è un grande personaggio. Poi conoscendolo profondamente, vi devo dire, una sensibilità eccezionale. Una come si fa? Un grande. Una cosa. Il male ormai era. Il modo come si svolgeva. Altri pochi sanno che, per esempio, Marco Pannella temeva di fare anche opere che Tortora gli facesse. E allora quando si cerca di potenziare a Messina, a
Piazza Università a Catania, solo quando veniva Almirante c'era la grande piazza piena, no? Ebbene, Tortora fa partire Almirante. Pannilla voleva che poi Tortora si allontanasse. Una volta, poi litigai anche io con Pannilla qualche anno dopo, una volta però prima lui mi disse bisogna fare fatica ad andare d'accordo con me, gli voleva bene tantissimo. Ma perché questa frase? Perché quando lui fu riabilitato, cioè fu assolto, quindi riabilitato, Mediaset era diventata importantissima, allora si chiamava Fininvest. E Berlusconi aveva fatto un'offerta bestiale per averlo in, a Canale 5. E lui no, lui voleva ritornare in Rai perché la Rai aveva la diretta e perché la sua avventura con i telespettatori italiani si interruppe in Rai. Io devo andare in Rai, anche se mi danno di meno, mi diceva, e devo dire ai telespettatori italiani, dunque dove siamo? Dove eravamo rimasti? Ebbene, un giorno, io sono a casa perché tardi, lo sono tutte le cose, sono davanti alla televisione e assisto a questa scena del dunque, Portobello, fondatore, dunque dove eravamo rimasti? Io mi sono messo a piangere. E era tutto in diretta, i partecipanti là, nella sala, nello studio televisivo si sono alzati all'impiedi, hanno battuto le mani per non so quanto tempo, poi ora andiamo purtroppo speriamo che Milano c'è quella famosa stampata di Cesare Beccaria, chissà che questi personaggi dopo 200 anni che Milano che nel bene e nel male segna un passaggio fortissimo per noi italiani. Si diceva che Catania era la Milano del Sud, io dico che Milano è la Catania del Nord. Speriamo che la nostra passionalità, questi uomini laboriosi di Milano, possiamo trasmetterlo e fare questo giorno che non era diciamo in questa giornata. Ciao.
Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.